Ben ritrovati amici di Ceramicanda con il programma che spazia a 360 gradi sul mondo della ceramica, ma non solo. Dovremo pazientare ancora una decina di giorni, almeno stando alle previsioni dei meteorologi, i quali dicono che con i primi di giugno dovrebbe arrivare la bella stagione. Noi ci entriamo in anticipo parlando questa sera di nautica, di mare, in modo particolare di porti, e già comodamente seduto, tra poco lo intervisteremo, Alessandro Menozzi, che è il presidente di Porto Mirabello, questa splendida marina che si trova in quelle di La Spezia. Ma poi spazio anche al Grand Prix Casalgrande Padana, grandissima manifestazione, quella che si è tenuta la settimana scorsa a Milano, un Grand Prix Casalgrande Padana che è riuscito a richiamare anche il grandissimo architetto Libeskind, ma anche la rassegna stampa è nella rete ed è da quest'ultima che noi iniziamo. Quel gol di Missiroli al 95esimo liberatorio è stata una delle emozioni più grandi della mia vita sportiva, ma non credo solo mia, anche di tutti quei tifosi che hanno atteso e che attendevano questo grande momento. Quello che conta è che il Sassuolo Calcio abbia finalmente centrato il suo obiettivo, cioè la conquista della Serie A. Ora dovranno decidere se andare a giocare a Modena o a Reggio Emilia, ora dovranno decidere la campagna acquisti, ma quello che conta, credo, sia il risultato in sé e quello che potrebbe portare al comprensorio della ceramica e a questo territorio. I meriti di chi sono? I meriti credo che vadano ascritti appunto a tutti i giocatori, all'allenatore, al presidente, ma soprattutto al patron Squinzi, alla Mapei, alla famiglia Squinzi, anche perché qui hanno scommesso, qui hanno investito. Che cosa questa Serie A potrebbe portare al settore della ceramica e al territorio? Io non credo che una promozione in Serie A faccia vendere più metri quadri, finalmente faccia ripartire il settore delle costruzioni. Sarà nuovamente un mercato difficile, però la Serie A ha dato un'iniezione di fiducia, una carica emotiva che si respira nelle vie di Sassuolo, ma nelle vie di tutti i comuni di questo comprensorio, perché è da lì che bisogna ripartire, da una ritrovata fiducia, appunto, da questo ottimismo che la conquista della Serie A ha riportato in noi, ha riportato in questo territorio. Diciamocelo, noi ci siamo sempre sentiti un po' i numeri uno a livello ceramico, ci siamo sentiti i più bravi, ci siamo sentiti i più fantasiosi. Io credo che questa cappa di crisi che da troppo tempo gravita su questo territorio abbia spento un po' questo entusiasmo. Ecco, la Serie A l'ha fatta ripartire, la Serie A ci ha fatto ritornare a sognare e credo che questo sia l'elemento più importante, anche perché quando si ritrova la fiducia, quando si ritrova la serenità, la carica emotiva, che cosa succede? Si riaccendono le lampadine che sono presenti nella scatola delle idee in ognuno di noi. E la lampadina che si è accesa a Ceramicanda è quella di pensare che un canale satellitare come quello di Ceramicanda TG Architettura, che può essere visto in tutto il territorio nazionale, in Europa, Medio Oriente e Nord Africa, possa aprire una larga finestra all'avventura del Sassuolo Calcio che inizierà
a partire da agosto. Quindi gli studi televisivi, i nostri tecnici a disposizione e anche il nostro canale satellitare di quella che sarà l'impresa del Sassuolo Calcio anche in Serie A. L'Italia ha la quota più alta d'Europa di giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non studiano. Sono i cosiddetti NEET, arrivati, pensate, a ben 2.250.000 lo scorso anno, pari al 23,9%, ovvero un giovane su 4. Basta pensare che in un solo anno sono aumentati di quasi 100.000 unità. Il PIL italiano nel primo trimestre di quest'anno è calato per il settimo consecutivo con un ritmo di contrazione rallentato, però meno 0,5% contro il meno 0,9% dell'ultimo quarto del 2012. Il dato arriva dall'OCSE. Tornano a crescere invece la Germania più 0,1%, la Gran Bretagna più 0,3%, la Francia in recessione meno 0,2%. Mossa a sorpresa per Romano Minozzi, il primo azionista di Terna, il primo privato, ha infatti deciso di cedere la sua partecipazione, che è il 5,35%. Questo gli porterà una plusvalenza difficile da calcolare ma sicuramente elevata. Pensate che la sua quota di partecipazione in Terna vale attualmente, con i valori di borsa, 380 milioni di euro. La buona notizia riguarda i dazi europei sulle piastrelle cinesi, che sono diventati definitivi. Nati dal procedimento antidumping avviato il 16 febbraio 2012 da Confindustria Ceramica, prevedono un'aliquota di dazio in vigore per i prossimi 5 anni che varia dal 13,1% al 23,4% per quelle aziende cinesi che hanno collaborato all'indagine, del 36,1% per tutte le altre. Dal 1909 la ditta Müller coltiva con cura e amore le proprie cave in Germania nel pieno rispetto ambientale, per portare alla luce le pregiate argille del Westerwald. Per garantire la qualità nel tempo, la Müller le miscela con impianti dell'ultima generazione e ne controlla le caratteristiche chimico-fisiche in ogni fase della sua lavorazione. 100 box in cemento armato riparano le argille da pioggia e vento. Müller, distributore per l'Italia, Beston. La scella de qualità. La sua carriera inizia come tante altre: la scuola, i primi lavoretti, vende spazi pubblicitari per il Corriere della Sera, poi le gru, si mette nel mondo immobiliare fino ad arrivare nel 2006, quando decide di acquistare la società ITN, Industrie Turistiche Nautiche, di progettare e costruire alla Spezia uno dei più bei porti turistici del Mediterraneo, 1200 posti barca, di cui 700 per imbarcazioni inferiori ai 12 metri, 500 da 12 a 100 metri, un investimento importante, enorme, 130 milioni di euro. È ospite qui nei nostri studi televisivi il 43enne, l'imprenditore Alessandro Menozzi. Buongiorno a tutti. Diceva Steve Jobs che nella vita bisogna essere un po' folli, un po' incoscienti e avere coraggio. È un po' il caso suo, credo. È il caso mio, ma penso che sia anche il caso, voglio anche, visto che siamo in zona dell'Emilia, perché io più che modenese o reggiano mi ritengo emiliano, penso che sia anche il caso degli imprenditori che hanno iniziato il percorso di questo territorio dal dopoguerra a oggi, perché già i nostri padri erano dei sognatori e dei matti.
E questo dobbiamo ringraziare, cioè, Steve Jobs per me è un esempio, ma soprattutto pensiamo ai nostri grandi imprenditori che hanno fatto grande l'Emilia, questo è importante. Ma io l'ho invitata con piacere perché penso che lei possa rappresentare per molti giovani un esempio di coraggio, di determinazione. Di pazzia. di follia, ma anche di come la vita può essere presa per mano e può essere... in un qualche modo anche costruita, anche certo, da soli, certo. È un po' il suo caso, perché lei vendeva spazi pubblicitari. Sì, ho iniziato poi a fare la gente di commercio perché naturalmente la parola non mancava, perché poi bisogna sempre anche darsi da fare, avere il confronto, quindi essere, diciamo, su una, non dico su una strada, che è una battuta vecchia, poi ho iniziato anche a far vendere assicurazioni e tutto un altro percorso. Naturalmente per raggiungere qualcosa bisogna anche avere uno scopo, guardarsi intorno, capire o cercare di prevedere come va, quelle possono essere le esigenze, e quando cerchi qualcosa poi anche il percorso di vita che ti può lanciare dei segnali per far capire quali possono essere le potenziali possibilità. Però l'importante è avere anche degli scopi, perché poi è giusto che noi abbiamo anche qualcosa, non dico che le cerchiamo o che le chiamiamo, ma è giusto anche ambire qualcosa. Ecco, un investimento importante, quello a Porto Mirabello di 130 milioni di euro, mi viene da domandarle, ma deve averne venduta di pubblicità, di gru e anche di case per riuscire nel giro di 20 anni e poco più ad avere la disponibilità per fare un investimento di questa portata? Guardi, siamo anche sinceri, perché se no vi venderei per quello che non sono. Io ho iniziato a fare, diciamo, il vero imprenditore, se così vogliamo dirlo, circa nel 2003-2004, iniziando, i primi soldi sono stati fatti, poi capiamo come abbiamo investito il porto, iniziando a sfruttare possibilità verso altri. Cosa voglio dire? Che chiaramente, venendo da agente di commercio, proponevo degli affari immobiliari a più imprenditori, naturalmente piuttosto che dare dei soldini immediatamente, chiedevo una quota nelle società di sviluppo immobiliare. Con gli anni si è girato questo, perciò ho avuto più risultati a volte i miei piccoli soci in minoranza, perché i dividendi sono arrivati. Fare il porto, a meno che non hai una dote importante o familiare, un investimento così importante, forse sono altri tempi, ma devo ringraziare il mondo bancario. Mi ricordo e il Banco Popolare in un mese e mezzo mi diede l'ok, un grande finanziamento, no? Allora senza mutuo, perché c'era l'acqua, fiducia. In un mese e mezzo mi diedero veramente una gran fiducia, e tuttora devo ringraziare questa banca. Ce lo racconta brevissimamente Porto Mirabello, così capiamo e i nostri telespettatori capiscono di quello che stiamo parlando. È, diciamo, una struttura magnifica, non so perché la rappresento, soprattutto perché è l'unico porto oggi in Italia a essere creato su un'isola artificiale davanti alla città, con dei moli incredibili, perciò con tutti i servizi a 365 giorni all'anno. In Italia capita che i porti, se non quelli cittadini tipo Genova, sono molto distanti dai centri urbani. Questo proprio davanti alla città, in un'isola artificiale, come fanno, come a Dubai, fanno questi riempimenti. Da lì ci sono i posti barca, l'ha detto lei, però è un porto in cui è animato, dove ci sono in estate anche dei servizi diversi, 8 tra 9 bar e ristoranti, poi ci sono tutti i servizi che servono per le velista, le cantiere, ai negozi specializzati, la nautica, all'aliporto, ai distributori, mettendo con la bellezza della Liguria, ma anche penso con un printing di emilianità, cioè di apertura verso gli altri. Rimane una struttura giovane, perché fondamentalmente abbiamo aperto a fine settembre 2010, e c'è ancora tante cose da migliorare, però ogni anno stiamo aumentando, diciamo, dei servizi maggiori. Beh, è uno dei più grandi investimenti, se non il più grande investimento fatto alla Spezia negli ultimi 100 anni, fatto in un periodo, il periodo peggiore probabilmente, perché nel 2007, cioè di lì a poco, sarebbe arrivata la crisi mondiale, la crisi della nautica. E lei dice che nella vita c'è una stella che ti segue, sono andata a documentarmi, e quando questa stella ti sorride le cose vanno bene. In questo caso come sono andate con il senno di poi? La stella ci mancherebbe, bisogna anche essere veramente propositivi e pensare che qualcuno ti segue anche dall'alto, comunque bisogna credere nel futuro, credere in se stessi e nella vita. Premesso questo,
i momenti di paura, perché anche la sana paura è un buon sentimento. Pensate che la paura non sia positiva, la paura, lo sconforto, la solitudine come imprenditore non è mancata, perché c'è anche il momento in cui le giornate no, le settimane no, dici ogni cosa non si incastra, e ci mancherebbe. Poi sei obbligato anche per le responsabilità che sei preso di andare avanti. La stella è importante, però è giusto anche non pensare solo alla negatività del mercato. Nessuno si aspettava una crisi come questa, ma meno male che non ci aspettavamo così forte, perché se prevedevamo una crisi così forte il mercato era già fermo 10 o 15 anni fa. Stiamo quasi finendo altri investimenti importanti, ma siamo stati comunque fortunati, perché specialmente 2007 e 2008 abbiamo avuto un piccolo zoccolo duro, se possiamo chiamarla così, l'emiliana, importante di clienti che ci hanno dato fiducia a fare questo investimento. Veniamo al domandone di Daniela D'Angeli. Dottor Menozzi, lo scorso anno Porto Mirabello ha fatto una richiesta del 182 bis, ovvero quello che chiamiamo volgarmente concordato. Come stanno le cose adesso? L'avete poi ritirata? Premesso che un fallimento e un concordato sono due cose diverse. Il 182 bis è uno strumento, qui do la risposta più efficiente, in cui si chiede a tutti i creditori di spostare a medio e lungo termine il debito. È stata fatta per una problematica nata da un vecchio appalto tanti anni prima, tiene una storia quasi quarantennale, naturalmente. Abbiamo visto che però era più... la gente lo viveva male, ma noi stessi come soci penso che lo viveva male. Cosa è successo? Che poi, già dopo due mesi, abbiamo fatto un passo indietro. Ormai i fornitori sono stati quietanziati al 99%, mancava l'1%, e forse con più semplicità che mai sono andato personalmente, abbiamo fatto da dire, ok, manca veramente l'1%, lo 0,5%, a posto di dato in sei mesi o da un anno, e questi con massima tranquillità hanno tutto accettato. E grazie anche alla banca, che abbiamo chiesto un mutuo che da 4 anni venisse spostato in 10, perché oggi i tempi sono ben diversi, come un'impresa immobiliare, ci hanno appoggiato senza nessuna riserva, e questo devo dire che dopo 2 mesi abbiamo aperto questa parentesi, forse dal momento di stanchezza abbiamo ceduto, diciamo, questo pensiero, ma grazie a Dio si è superato. Ci fermiamo un attimo per il Grand Prix Casalgrande Padana e poi ritorniamo qui con l'imprenditore Alessandro Menozzi. 9 edizioni in 20 anni, 1500 i partecipanti, oltre 250 i progettisti che hanno concorso solo in questa ultima edizione. Stiamo parlando del Grand Prix Casalgrande Padana, consegnato a Milano nel cantiere di Milano City Life, perché nel progetto firmato da Daniel Libeskind ci sono 50.000 metri quadrati di gres porcellanato made in Casalgrande Padana. Un grande onore che un architetto come Libeskind abbia scelto i vostri prodotti per Milano City Life, ma soprattutto firmerà anche i vostri prodotti. Certamente, un grande onore, e anche questo altro significato che io ho citato anche a proposito del nostro concorso Grand Prix. Cioè, il significato fondamentale è che noi produttori industriali che facciamo manufatti, e quando sono manufatti come la ceramica, hanno bisogno di ispirazione anche a livello, diciamo, di innovazione, non solo per quanto riguarda la tecnologia, ma anche per quanto riguarda lo stile, l'arte. Quindi, ecco, questo contatto, questo confronto e anche questa collaborazione con un architetto di fama come Libeskind ci fa molto onore, ma ci arricchisce, e di questo io sono molto contento. 1500 partecipanti in circa 20 anni, quest'anno 250 progettisti che si misurano con i vostri prodotti per realizzare progetti che voi premiate, una bella soddisfazione. Sì, direi che è una gran bella soddisfazione, anche perché insomma, negli anni è aumentato sia il numero dei partecipanti ma anche la qualità, quindi la soddisfazione è vedere che le opere attuali rispetto a quelle che partecipavano al concorso nei primi anni, c'è un abisso, ecco, un abisso che rispecchia anche l'evoluzione della nostra produzione, l'evoluzione dei gusti, e quindi direi che è proprio una bella soddisfazione. Il
Gress porcellanato made in Casa Grande Padana ha tante caratteristiche che lo rendono perfetto per la progettazione. Sentiamole dagli architetti che l'hanno scelto. L'occasione di immaginare la superficie orizzontale delle gallerie, che era il luogo pubblico per l'eccellenza, ha visto ricadere la scelta sul gress porcellanato, in particolare della Casa Grande Padana, che abbiamo avuto modo di apprezzare perché è un'azienda italiana, perché ha professionalità che mette in campo, capaci di sostenere e arricchire il progetto al fianco degli architetti. Il porcellanato è per me la ceramica del futuro. È sì un materiale naturale, ma è anche un materiale fatto dall'uomo. Esso è un prodotto estremamente resistente e ogni suo singolo pezzo è geometricamente perfetto. Per chi come me, che ama la precisione e la cura dei dettagli nel lavoro, il porcellanato è perfetto. It's perfect, the use of porcellanato. Prodotto artificiale dà una grandissima qualità, garanzia nel tempo, sostituibilità, considerando poi luoghi di progetto che sono altamente frequentati. Un centro commerciale garantisce 5-6 milioni di utenti all'anno. E un materiale naturale rischia di essere cariato, segnato e non si ritrova più per una sostituzione. Economicità. Prodotto ovviamente gress porcellanato costa un terzo rispetto a un materiale tradizionale. Che cosa chiede un architetto oggi alla ceramica? Chiede ricerca, chiede innovazione, chiede poesia, chiede sensibilità, chiede soprattutto delle vibrazioni, delle sensazioni. Oggi il grande tema dell'architettura è la sostenibilità, ovviamente, è il risparmio energetico, è il rapporto con l'ambiente. Chiede queste cose anche materiali che potrebbero sembrare secondari, invece no, la pelle è ormai fondamentale, la pavimentazione. Tra l'altro in questo progetto ho evidenziato i percorsi, perché in un ambiente direzionale come questo era necessario, molto trasparente, molto luminoso, era necessario che i percorsi fossero evidenziati e fossero privilegiati come luogo di percorrenza e anche di socializzazione. Si cerca sempre un materiale che possiede elasticità, forza, resistenza e bellezza, tutte qualità che fanno parte delle categorie del vero, buono e bello. E il porcellanato ha tutte queste caratteristiche. In questa Milano City Life lei costruisce un nuovo modo di vivere, una nuova città. Che cosa significa? Nuovo non significa disconnesso, nuovo significa semplicemente utilizzare nuove tecnologie, offrire nuovi modi di vivere. Il nuovo qui vuole essere connesso con lo stile di vita milanese. Quindi questo progetto vuole catturare, cogliere il modo di vivere qui a Milano, le proporzioni, i materiali, la luce, l'orientamento degli edifici, la funzionalità delle cose. Ho voluto creare prima di tutto qualcosa di armonioso con il contesto. Ho un'ultima domanda che riguarda precisamente il progetto City Life Milano. Lei, mostrandomelo prima, mi diceva che avete avuto delle difficoltà importanti con la progettazione di Libeskind perché tutti i terrazzi erano diversi. Cosa significa per un prodotto come il vostro? Ecco, significa trovare una collaborazione con la fase dell'applicazione, quindi il progettista stesso, ma anche quel passaggio che c'è tra il prodotto e la sua applicazione in opera. Ecco, la piastrella, quando la facciamo uscire dalla fabbrica, poi diventa un prodotto finito e di grande qualità quando ne trova l'impiego giusto e un impiego di qualità adeguata. Certo, la crisi economica che sta stringendo in una morsa l'intero pianeta, in modo particolare l'Italia, ci ha messo del suo, ma anche i nostri politici in un qualche modo hanno contribuito a danneggiare, ad affossare il settore della nautica. Che cosa bisognerebbe fare, secondo Alessandro Menozzi, per farla ripartire? Allora, innanzitutto bisogna fare l'incontrare quello che è stato fatto negli ultimi 2 anni. Cioè, smettere che la nautica sia un brutto male, ma un paese che è circondato dal mare deve essere vissuto come qualcosa da sfruttare e non da uccidere.
abbiamo perso 30-40 mila posti di lavoro reali, non è promozione negativa ma è la realtà, e forse dobbiamo un po' più avvicinarci e fare attrarre gli stranieri. Una barca vuol dire un indotto straordinario, una barca vuol dire più turismo, più ristoranti, più bisogna fare più sistema, come dicevamo prima, cercare di moltiplicare le sinergie per portare qualcosa di straordinario, perché qualcosa di straordinario è l'Italia, le bestie d'Italia sono amate da tutto il mondo, però non dobbiamo fare di tutto per mandarli via e per cercare di demonizzare sempre il famoso ricone. Il ricone, come lo chiamano gli stranieri, è colui che deve spendere i quattrini. È un fattore culturale, quindi anche. È un fattore culturale, ma ci arriveremo a ragionare il contrario di questi ultimi due anni, cioè far capire che dobbiamo aprirci agli altri, perché se tu vuoi, è come la positività nel mondo, se tu sei positivo qualcosa ti arriva, se tu pensi sempre male è chiaro che nessuno ti si avvicina. Lei, fin da ragazzi, nessuno si avvicinava all'antipatico, colui che, no? O che faceva pugni con tutti, no? Tutti avvicinano, come la ragazza, deve essere bella ma deve essere anche comunicativa. Ci arriveremo perché siamo obbligati, perché un giorno ci svegliamo da un sogno dicendo il mondo va avanti, noi andiamo indietro. Perciò verrà purtroppo, se non troppo tardi, verrà automatico aprirci, perché saremo obbligati, cioè come la fame, come tutto quello che ne viene. Come le industrie, anche i porti non hanno le ruote e quindi sono obbligati a rimanere qui nel nostro paese e ad accontentarsi. E quindi, non potendo andare all'estero o portare queste attività all'estero, bisogna fare in modo di catturare i clienti, quelli importanti, dal mondo. E non è facile, immagino, oggi. Non è facile anche perché, tornando sempre sul soggetto principale che è la barca ha dei costi anche di gestione. Voi pensate che in Italia l'energia elettrica costa il 20-25% in più e su una barca importante si sente, mancano infrastrutture come all'estero, perciò è già più difficile. Detto questo, noi stessi stiamo intraprendendo questa cosa grazie anche a un'idea di mia moglie. Noi oggi, se vediamo New York non è che sia bellissima, non è che sia Dubai, cos'hanno queste città? Hanno dei gran palazzi, no? Abbiamo delle fotografie simili, ma non hanno nulla. Noi in Italia ci dimentichiamo che siamo l'Italia, che abbiamo la città più bella del mondo, abbiamo l'arte e cultura, abbiamo veramente lifestyle Italy, che vuol dire tanto, il modo di lavorare, perciò noi oggi per portare stranieri è ti do un posto a barca, ma ti agevolo a crearti ad Arzugolo qua nel tempo libero, perciò dal museo allo shopping e al resto, cioè dobbiamo veramente sfruttare quello che abbiamo in casa, che non ce ne rendiamo conto. Ero a Valencia, nel porto turistico di Valencia, quindi parliamo di una città europea, un museo di architettura all'aperto, e il costo barca è un terzo rispetto a quello tradizionalmente richiesto dai porti italiani. Come lo spiega questo? Nel caso di Valencia, le autorità hanno investito molti quattrini, perché le autorità, vorrei anche dire che hanno investito in infrastrutture, hanno modernizzato una città che una volta era veramente messa, non dico lo sbando, però gli investimenti di centinaia di milioni di euro che hanno fatto le autorità cambiano molto. Perciò è chiaro che il ritorno investimento... Ne avete spesi di più, quindi dovete chiedere di più. Certo, poi naturalmente via Montempleone costa di più che un paese, non so, della bassa reggiana, è naturale che la Liguria anche dei costi maggiori di altre parti. Il futuro di Porto Mirabello? Il futuro di Porto Mirabello... Sempre con Alessandro Menozzi? Oggi sì, penso anche nei prossimi 20 anni, ma lo dico più per scaramanzia, sicuramente, anche perché purtroppo i porti hanno questo male, uno si innamora veramente dell'ambiente, si diverte, e quando vado al porto, anche di sera, che lo vedo di sera, lo vedo a volte a dormire in un albergo, aspetta, c'è un albergo che si chiama... Cioè l'hotel in cui dall'alto vedi il porto, e a volte mi chiedo ancora se me lo merito o se è mio, nonostante gli sforzi che abbiamo fatto, perché è talmente bello che poi ti diverti anche, come vedere una propria bella casa o magari un figlio che cresce, perché poi un porto deve crescere giorno dopo giorno. Che suggerimento si sente di dare ai giovani che magari ci stanno ascoltando? Prima cosa è chiedersi se abbiamo uno scopo, perché molte volte è come le ricette, no? Che tu vuoi le ricette del successo. È vero che noi abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci dia una mano, può essere che all'inizio un percorso, può essere un genitore, possono essere degli amici, può essere una banca. Io stesso sono stato fortunatissimo, perché se non avessi avuto una banca
dal primo giorno nel porto di Mirabello, che dopo un mese mi delibera cifre importanti, erano altri tempi, non sono neanche partito perché non ne avevo le possibilità. E soprattutto perseveranza, perché spesso tutti partiamo con delle idee, è come una dieta, dico, chiamiamo la dieta del successo. Appena iniziamo a avere, dopo già qualche giorno, quando cominciamo già a soffrire, molliamo subito. Quello che manca oggi è un po' più di ottimismo, un po' più di perseveranza. Non è facile niente, quello sicuramente. Però, altro che droga, l'adrenalina dei risultati è una cosa straordinaria. Noi salutiamo i nostri ospiti con una domanda che vale per tutti e che riguarda la notte. Come passano le notti i nostri ospiti, anche perché è nella notte che vengono fuori i cattivi pensieri, vengono fuori le streghe. Come sono le notti di Alessandro Menozzi? Oggi più che mai ti svegli di notte e ti chiedi se ce la fai anche il giorno dopo, perché poi pensa a tutte le cose che cosa possono succedere. Se uno pensa negativo, veramente hai più brutti pensieri delle famose streghe che lei diceva. A differenza, diciamo, di altri, nonostante anch'io le mie problematiche, ho qualche strega in meno, perché sono lo stesso importante, perché ho dei rischi giovani, ma decine di migliaia di euro di debiti nella varie attività che ho, e sono tanti. Però è come esempio del porto, se io vendo un posto marca grande, molto importante, ho già risolto tutto i prossimi 10 anni, come posso dire. Mi auguro che le streghe dei miei colleghi imprenditori che rischiano ancora più del sottoscritto, che hanno migliaia di dipendenti, mi auguro che ogni tanto ci sia anche qualche angelo custode che vada a ammazzare le streghe. Grazie e buon vento qui. Grazie. Termina qui Ceramicanda. Se volete rivedere questa puntata la potete fare sul nostro sito www.tgarchitettura.com oppure sul canale 813 di Sky. Alla prossima settimana!